Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi mi truccherò con voi per questo inizio da struccata, soprattutto però vi parlerò della mia vita privata, del mio nuovo ragazzo. Le domande che mi state facendo più spesso sono praticamente: come sta andando con il tuo nuovo ragazzo? Parlaci di lui, quando è che ce lo fai vedere in video o in foto? Mi fa troppo ridere perché siete anche dei segugi pazzeschi, siete degli investigatori veramente assurdi, perché tipo nella foto che ho messo su Instagram, non mi ricordo, su Facebook, su Instagram, insomma, nel riflesso del mio occhiale da sole si vedeva il mio ragazzo e tipo mi avete scritto: il riflesso, Nicole, facci vedere meglio! Cioè, mi ha fatto troppo ridere, perché io stessa non mi ero accorta che ci fosse lui nel riflesso, ma voi l'avete visto. Iniziamo con il primer, questo è di NYX, è il Plump Right Back. Allora, vi voglio aggiornare un po' su tantissime cose in realtà, e su come sta andando con lui e su quanto io sia serena e tranquilla. La differenza da una storia tossica ad avere una storia sana è talmente liberatorio. A volte sono lì che non mi sembra vero che non ci siano discussioni, non mi sembra vero che non si arrabbi mai con me. Quando c'è qualcosa che magari mi turba, eccetera, lui mi incoraggia a parlarne, e quando l'ho fatto non mi ha mai fatto pentire di essermi confidata con lui. E forse proprio il passaggio da una storia tossica che mi fa apprezzare ancora di più la persona che ho accanto, e se vi devo dire la verità non vedo l'ora di presentarvelo. Fondotinta applico questo di Sensai, che è quello che ho preso ad Istanbul, ve l'avevo fatto vedere nel video haul a fattore protezione 25. Sono 5 mesi che stiamo assieme e la cosa bellissima è che, e non voglio dire che non sia normale litigare, perché ogni coppia arriva al momento in cui litiga, l'importante poi ovviamente è superare le difficoltà, le litigate, eccetera, ma la cosa che più mi colpisce, cioè che veramente praticamente non mi era mai capitata, è che con lui non c'è mai stato un motivo di litigio. Non ci sono, non ho dubbi, non ho incertezze, non ho... non ho quella sensazione di costante ansia, e chi ha avuto o ha una relazione tossica sa perfettamente quello a cui mi sto riferendo. Non c'è quella sensazione di costante ansia ed è bellissimo, è una sensazione bellissima, nonostante lui sia lontano per dei periodi piuttosto lunghi in realtà, perché adesso lo rivedrò finalmente il 3 di giugno, quindi sono poco più di 2 settimane e ci rivediamo. Ma nonostante lui per alcuni periodi sia lontano, non cambia la sicurezza che ho, la sicurezza che mi dà e che io do a lui, quindi è una cosa di cui andiamo molto fieri in realtà. Correttore applico il Close Up di Nabla, questo è in colorazione Light Peach, quindi tra 2 settimane finalmente lo rivedo e stiamo qualche giorno ad Amsterdam e poi partiamo assieme per la mia prossima meta, che in realtà è un viaggio mio di lavoro, e lui mi accompagnerà per la prima volta, quindi anche questo è uno step gigantesco per me, perché non è la prima volta che viaggiamo assieme, ma è la prima volta che viene con me in un viaggio di lavoro, e quindi già sapete che in quei giorni filmerò tantissimi vlog, perché saremo via una settimana, 7-8 giorni, una cosa del genere, filmerò tantissimi vlog e ci sarà anche lui, quindi gli chiederò se vuole farsi vedere in videocamera, vediamo, perché non gli piace tantissimo farsi fare foto e video, vi dico la verità. Cipria utilizzo quella di Rare Beauty, la setting powder colorazione light, quindi vediamo che cosa ne pensa, se vorrà farvi un salutino. Ma sì, sarà il mio primo viaggio di lavoro con lui. Sono felice perché la destinazione è una destinazione meravigliosa, in cui già sono stata, non vedo l'ora di tornarci, e vi dico che è in Italia, è una destinazione in Italia, e sono molto felice anche di tornare in Italia con lui, che è canadese, quindi è stato in Italia solo un paio di volte prima di conoscermi, e poi appunto già la seconda volta che andiamo in Italia assieme, per me è bellissimo, perché ovviamente essendo nel mio paese è bello fargli conoscere tantissime cose della nostra cultura, dell'Italia, anche la lingua. Oh mio Dio ragazzi, sta cercando tipo di imparare l'italiano, mi fa morire dal ridere, perché ha questo accento tipo Stanlio Olio, cioè immaginatevi
americano, se sa che lo chiamo americano mi ammazza. Ogni volta dico sei americano? No, sono canadese. Comunque, immaginatevi con uno con l'accento americano canadese, ok? Che parla italiano, vi giuro, la cosa più dolce al mondo, è troppo carino. Però sì, qualche parola già la so dire, quindi magari vi fa sentire le sue skills italiane. Blush, voglio utilizzare questo di Tarte. Non amo particolarmente i blush in crema, ma questo colore mi sembra stupendo e quindi voglio provarlo. Questo è il Breezy Cream Blush colorazione Peach Sunset. Quindi sì, andremo in questa destinazione italiana. E poi, wow, molto molto carino, molto naturale questo colore. E ultimamente lo sto applicando un po' più verso l'esterno perché noto che fa un po' effetto lifting sullo sguardo. Staremo assieme appunto per una decina di giorni, tra 2 settimane, dopodiché lui tornerà a lavorare per 2 settimane scarse. E poi, ragazzi, udite udite, perché qui, a parte che vi porterò con me, filmerò tutto quanto, ma da inizio luglio faremo un tour in giro per l'Italia. Per adesso abbiamo pensato a Roma, Napoli, probabilmente Firenze, non siamo sicure, poi sicuramente Venezia, dove siamo stati un paio di mesi fa assieme ed è stato bellissimo, quindi ci vogliamo tornare. Ma la cosa più che mi fa più, ragazzi, tremare un po' le ginocchia, cioè non tremare le ginocchia, ma sono emozionata ma anche un pochino nervosa, è che, cioè, comunque, ragazzi, wow, questo blush si sfuma benissimo anche sopra il fondotinta, non lo toglie, è stupendo. Ok, questa è una scoperta. Ma non faremo da soli questa vacanza perché sua mamma ci raggiungerà dal Canada, sarà la sua prima volta in Italia. E staremo assieme per una decina di giorni facendo questo tour. Lui vuole farmi conoscere tantissimo sua mamma. Terra applico sempre quella di Tilap di Michela Parisi. Ragazzi, io amo questo duo. Questa terra per me è perfetta, un sottotono freddo abbastanza forte. E quindi ho bisogno proprio di una terra con questo sottotono, è fantastica. E poi è leggera e chiara. Sono estremamente felice, naturalmente, di conoscere sua mamma, ma anche il fatto che lui me la voglia far conoscere mi fa, naturalmente, mi fa molto piacere. Lui ha conosciuto i miei amici, lo sapete, a Trieste, i miei migliori amici, anche ad Amsterdam in realtà, sia qui che a Trieste, e io ho conosciuto anche un paio di suoi amici, quindi mi fa, insomma, sono molto, cioè è una specie di passo molto importante. E quando viene sua mamma giù saremo assieme un po' più di 6 mesi, quindi direi che ci sta. Lui i miei genitori ancora non li ha conosciuti, ma appunto sono molto molto emozionata per il fatto che conoscerò sua mamma. Quindi lei è anche molto molto carina, perché gli dice: no, dille che non vedo l'ora di conoscerla, sarà bellissimo, ci divertiremo tantissimo. E quindi, ragazzi, sì, questo è un po' il mio piano, che poi durerà fino a metà luglio, metà fine luglio. Dopodiché, e ripeto, voi verrete con me nei vlog, vi porterò con me, promesso. E dopodiché penso che torneremo a Trieste, perché saremo a Venezia probabilmente l'ultima tappa con la sua mamma, e poi andremo a Trieste qualche giorno, insomma, a trovare, a quel punto penso anche i miei genitori, glieli farò conoscere, e a trovare gli amici, insomma, stare un po' a Trieste. Ho un minimo scoop da dirvi in realtà in questo video, non me l'ero preventivato, anche perché non è in realtà una cosa sicura. Però, stiamo un po' pensando di andare a vivere in Italia. Lo so, ve lo dico così, molto casual, molto come se non fosse niente, lo so, avete ragione. Non è però una cosa che ho ancora, o abbiamo ancora deciso. Quindi non è proprio uno scoop al 100%, perché per adesso è solo un'idea, ma niente di certo. Sulle labbra nel frattempo applico questo balm di Benefit, è il Moisturizing Lip Balm in colorazione 520 Pink Quartz, ma è semplicemente trasparente. Così nel frattempo, fino a quando arriviamo al rossetto, le labbra sono belle idratate. Illuminante Charlotte Tilbury, questi nuovi illuminanti mi fanno impazzire, sono fantastici. Si chiamano Hollywood Glow Glide e questo è in colorazione Moonlight Glow. Bellissimo. Ne metto un pochino giusto sopra l'arco di Cupido e poi al centro del naso.
voilà. Non applico l'illuminante sopra gli zigomi perché io ho la pelle mista e mi diventa già irrimediabilmente luminosa nell'arco della giornata, quindi va benissimo così. Matita sopracciglia uso sempre quella di Diego Della Palma, che è la mia preferita, ormai lo sapete. Mi sto confidando con voi come se stessi parlando con un'amica, quindi vi dico un po' quello che mi viene in mente al momento. Ragazzi, qualche giorno fa è stato troppo carino, allora per mesi continuava a dirmi: ho una sorpresa per te, non vedo l'ora che tu... E mi aveva detto che sarà inizio luglio, questo sì. E ho una sorpresa per te, non ti aspetteresti mai di che cosa si tratta, non vedo l'ora di vedere il tuo viso, la tua espressione felice. Questa è una cosa bellissima che mi dice sempre, lui vuole che io sia felice e fa di tutto per farmi ridere, sorridere, mi fa sorprese. È bellissima questa cosa. Mi dice, cioè, quando io rimango stupita, cioè a bocca aperta, e lui mi dice te lo meriti, è bellissimo ragazzi, è una sensazione per me, cioè devo dirlo, nuova, non c'ero abituata ed è meraviglioso. Comunque, appunto, mi diceva per mesi, mi ha detto questa sorpresa per te, ma non vedo l'ora di dirtela, non vedo l'ora, insomma alla fine ha ceduto, non ce l'ha fatta più a tenere il segreto. E ragazzi, lui ha un collega e amico che ha un fratello che lavora nei concerti dei Muse, ok? È il loro ingegnere del suono, del... non mi ricordo esattamente, comunque lavora e va in tour con i Muse. E voi sapete, perché ve ne ho parlato, che io volevo tanto andare a vedere i Muse, ma ogni volta o c'era il Covid, poi era tutto sold out quando sono venuti ad Amsterdam in 24 ore, perché sono andati non nello stadio enorme, cioè non nella sala gigantesca dove hanno, sono andati in un posto insomma che ha pochissimi posti, quindi sono andati sold out tutti. E quando gli ho detto questa cosa, lui mi ha fatto avere, ha chiesto subito al suo collega di chiedere al fratello di darci i biglietti per i Muse, ma non biglietti normali, saremo nella zona VIP dove stanno i familiari di quelli che lavorano con loro, quindi, e il concerto sarà a Parigi, quindi, e adesso mi ricordo, mi sa che è l'8 luglio, quindi, oh mio Dio ragazzi, andrò a vedere i Muse, mi ha fatto questa sorpresa pazzesca, stiamo incrociando le dita e sperando che gli scioperi in Francia non si mettano in mezzo e non annullino il concerto, ma questa sorpresa io ci sono rimasta, perché onestamente io non ero abituata alle sorprese, e lui ogni volta mi dice: io non ci posso credere che tu non sia abituata alle sorprese, cioè com'è possibile? E quindi me ne fa tantissime ed è bellissimo, e appunto sono gasatissima ragazzi, so che vengono anche in Italia i Muse, sono gasatissima, se c'è qualcuno di voi che va a vederli fatemi sapere ragazzi, non vedo l'ora, non vedo l'ora, quindi sì, prima andremo a Parigi a vedere i Muse e poi voliamo direttamente a Roma e andiamo a prendere sua mamma e passiamo qualche giorno lì e poi inizieremo il nostro tour, le nostre vacanze assieme. Palette di ombretti, utilizzo la Better Than Chocolate di Too Faced, utilizzeremo qualche marroncino e poi voglio usare questo blu notte stupendo. Inizio applicando buttercream, questo color carne, su tutta la palpebra mobile. Pensavo fosse un pochino più chiaro, ma in realtà questo colore su di me è parecchio arancioniolo, quindi non salgo troppo verso il sopracciglio. Applico Bless Your Tarte solo sulla palpebra mobile, così lo rendiamo un po' più scuretto. Poi nella piega applico Brownie Points, questo marroncino ancora più scuro. Una delle cose che io amo dello stare con lui è che mi fa sentire sempre sicura, sempre al sicuro, sia fisicamente che nella nostra relazione. Non ho dubbi, non ho incertezze, non ho paure. E nel momento in cui è successo che io abbia avuto insomma un minimo di delle stupidaggini da chiedergli, da affrontare con lui, che però cioè io ero in ansia, perché pensare di dover affrontare un discorso quando sei abituata a relazioni in cui appena fai notare non un problema ma una minima cosa vieni attaccata e ti viene fatto gaslighting per far venire i sensi di colpa a te, è bellissimo trovarmi con una persona che quando c'è un minimo di qualsiasi difficoltà, qualsiasi cosa, lui mi dice sempre parlamene, e quando, perché è facile dire le cose ma poi ovviamente bisogna vederle nei fatti, e quando è successo
che sono andata veramente da lui a parlargli con appunto dei dubbi che in realtà non erano neanche assolutamente niente di che, però ho visto che lui non ha mai cercato di rigirare la frittata per far sentire me sbagliata o per puntare il dito contro di me. Lui ha risolto tutto subito, mi ha spiegato tutto, ha risolto tutto quanto, mi ha tolto qualsiasi dubbio in 5 secondi. Mi fa capire che sono una priorità per lui, che non c'è niente di più importante per lui. Ed è una sensazione che appunto per me è nuova e che mi sto godendo appieno, ragazzi, me la sto godendo, sto continuamente a pensare me lo merito, era quello che volevo, a volte non mi sembra vero, ma sono proprio su una nuvoletta, infatti penso che appunto me lo dite sempre, quando parli di lui hai questo sorriso, Nicole, ti brillano gli occhi, lo so, quindi insomma. In realtà, visto che io parlo, passo da un argomento all'altro, vi ho lanciato questa bomba del forse andiamo a vivere in Italia e poi non ho elaborato. Praticamente è da un po' di tempo che sto considerando l'idea, diciamo, di tornare in Italia per vari motivi, magari vi farò un video dedicato, ma per veramente tanti motivi diversi, e abbiamo parlato di questo, a lui piace moltissimo l'Italia e quindi ha sempre voluto in realtà andare a vivere nel sud dell'Europa, perché ovviamente per noi che siamo ad Amsterdam il sud dell'Europa ovviamente è l'Italia, anche se si parla del nord dell'Italia, ma è tutta una questione di prospettive, e quindi abbiamo parlato di questo, quindi è una cosa che ci piacerebbe fare. Gli è piaciuta tantissimo Trieste, vi dico la verità, e quindi abbiamo proprio parlato di trasferirci. Ciglia inferiori, vado ad applicare questa bellissima matita di Make Up For Ever, un'acqua XL in colorazione numero 24, ed è bellissima, metallizzata, in questo bellissimo turchese. Quindi è capitato proprio che io conoscessi lui in un periodo della mia vita, dopo che ho vissuto qui praticamente 8 anni, 5 in passato più altri 3, in cui sto veramente pensando, ponderando, voglio rimanere qui, voglio rientrare in Italia, e lui è entrato nella mia vita in questo periodo proprio in cui io stavo già pensando questa cosa. Non ne sono ancora certa in realtà, ed è, se vi devo dire la verità, è più lui che mi dice dai andiamo a vivere in Italia, dai andiamo a vivere in Italia. Io sono un po' lì che dico non lo so, vedo un attimino, vediamo, pensiamoci un attimo, ci sono tanti fattori che devo prendere in considerazione, però vi avviso che potrebbe, non è detto che succederà, ma è una cosa che potrebbe succedere, e se succede probabilmente non sarà neanche tra tantissimo tempo, perché sto facendo un po' i calcoli con gli affittuari, cioè le persone che mi affittano casa mia a Trieste, e il loro contratto scade a dicembre, sicuramente vorranno rinnovare, ma potrei dirgli di no perché rientrerò io a casa mia, quindi se non sarà questo dicembre potrebbe essere un pochino dopo, potrei decidere di restare qui un altro anno, e sono molto fortunata perché il lavoro del mio fidanzato ci permette praticamente di essere liberi, un po' come sono fortunata con il mio lavoro, anche con il suo di lavoro, e so che ancora non vi ho detto che cosa fa, ma voglio prima chiedere a lui esattamente, perché fa un lavoro diciamo un po' non a rischio, ma un pochino a rischio, quindi vorrei prima chiedergli esattamente che cosa posso dire, che cosa non posso dire, ma ci permette, ecco, anche il suo lavoro ci permette in realtà di essere liberissimi nelle nostre scelte di dove vogliamo stare, di dove vogliamo decidere di abitare, ecco. Sopra la matita vado finalmente ad applicare questo bellissimo ombretto blu glitterato. Wow, questo ombretto è meraviglioso, è stupendo. Guarda che mi sono entrati glitter nell'occhio, ma è, cioè, wow. Mascara anche questo di Sensai, vi devo dire però che non mi sta piacendo tantissimo, volevo utilizzarlo comunque in video con voi, non so se già l'abbiamo utilizzato assieme in video, comunque non mi dispiace l'effetto, però secondo me rilascia troppo prodotto, è un pochino troppo liquido, alcuni mascara hanno letteralmente bisogno di asciugarsi un po' prima di essere applicati perché rilascia assolutamente troppo prodotto e
mi fa effetto ciglia con i grumi bagnate e non mi piace particolarmente come effetto. Se si sta attenti a pettinarle bene e a togliere per bene il prodotto dallo scovolino, tutto sommato non è male, però appunto questa cosa non mi fa impazzire. Rossetto vado ad applicare, uno dei miei preferiti del periodo da quando l'ho scoperto, questo è di NARS, sono i nuovi Power Matte Lipstick, colorazione Sweet Disposition, ragazzi, questo è penso uno dei miei preferiti, veramente rosa nude di sempre. La durata è pazzesca, una volta asciugato rimane opaco e dura tutto il giorno. Lo amo e ci sono tantissime altre tonalità, devo dire il range non era male. L'unica cosa, ha bisogno di più passate per un colore pieno, ma una volta asciugato rimane lì. Lo amo, io sono innamorata di questo rossetto, voglio provare anche altre tonalità, onestamente, proprio perché la formulazione mi piace talmente tanto che secondo me, appunto, potrei andare ad esplorare altre tonalità, ma questa rimane sicuramente la mia preferita, è stupendo. So che ci sono ancora tantissime cose che volete sapere sul mio fidanzato, ma penso che appunto presto lo vedrete, lo conoscerete e vi risponderò al resto delle domande che avete. Magari farò un Nicole risponde dedicato, se lo volete scrivetevi nei commenti. Un'altra cosa però che volevo dirvi, che mi ha fatto troppo ridere, che tutte le persone che ci fermavano a Trieste e a Venezia guardavano, cioè tipo ovviamente si sono fatte la foto con me, mi hanno salutato, mi hanno abbracciata, però guardavano tantissimo anche lui. La vostra curiosità mi fa morire, siete troppo forti. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Questo è il nostro look completo, naturalmente fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate. Io vi mando un bacio gigantesco. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao!